Che gioia. Porca. Che testa di c***o. Bescia, che stremizi. Ti ha mancato di poco, eh. Sì, ma ti pare chiuderla così? Già è stretta. No, no, era in centro proprio. Ma poi andava forte anche. Adesso la rimette nel mirino, attenzione! Ah, staccata profonda! Ci crede all'esterno? E adesso è il momento buono! Bello! Ci sono 25 gradi e 4. Che bello! Qua un po' tipo canyon. Beh, poco, Orco cane, occhio che stringe la curva e arriva una macchina. Grazie. Speed! Come dice Jeremy Clarkson. Speed? Quando c'è tipo... Quando c'è l'era dice speed. E sono arrivata? Sì, sei arrivata perché mi sono fermato. Sono arrivata a dargli fiato sul coppino. Dai, vai, fiato sul coppino. Gallerie aperte. Ma questo pezzo qua è divertente. Sì. Chissà se siamo sulla strada giusta. Oddio. Danzano. Sì, ma se è lunga sta strada, chi lo? Appunto, per quello dico, chissà se è giusta. Facciamo un check mappa. Facciamo un check mappa. L'ombra. Abbiamo sbagliato strada. No. Dovevamo scendere da qua. Da Marmora. Invece siamo andati di qua. Eh sì. E quindi andranno indietro, ma fino a dove? Non prende. O scendiamo fino a Valgrana, andiamo dronero e torniamo in su. O torniamo indietro un pezzettino e andiamo in su. Il problema è che capire se è sterrato o se è asfaltata. Che prima c'era una strada andare che andava in su. Ma non era così tanto indietro, Anche perché la cima del passo è tipo qua. Quella strada lì era appena dopo la cima, Sì, ma era sterrata, quella roba lì. Appunto. Appunto, arriviamo a Valgrana e giriamo per Dronero. Però dobbiamo muoverci perché stiamo allungando un sacco. Siamo lì a Castelmagno. Dobbiamo arrivare a Valgrana e girare per Dronero. Valgrana. Vedi perché bisogna guardare in due le strade? La 360 mi sa che è spenta. Sì, scaricate le batterie. Lascio qua? Sì. Dai, scanniamo perché è tardi. Bene fans, abbiamo sbagliato strada, ma perché in realtà quella che segnava mi sa che era sterrata, o comunque un pezzo era sterrato, o comunque non mi ispirava per niente sinceramente. Quindi a questo punto arriviamo giù fino a Valgrana e poi riprendiamo la valle da Dronero. E diciamo che prima abbiamo scelto la meno peggio. Quindi vabbè, andiamo giù da qua, che quantomeno è abbastanza decente. Arriviamo al primo paese dove si può tagliare e tagliamo. Perché questo giochino ci è costato almeno 50 km. Posti dimenticati da Dio. 1 hour later. Bene fans, abbiamo trovato la strada che si congiunge a quella che avremmo dovuto fare. Sono già le 2:25. Luna continua ad andarmi a 30 all'ora. Non ha capito che siamo stra in ritardo sulla tabella di marcia. Ma senti, allora. Che fatica fans, siamo sulla strada giusta, ma con così pochi cartelli veramente impegnativo. Ma se vuoi metti sul mio telefono. Tanto non penso che gli faccia qualcosa per un paio d'ore. Flashback. Qua apriamo una parentesi.
cosa succede quando le vibrazioni arrivano a un telefono? Possono danneggiare gli stabilizzatori ottici. E quindi so di tante persone che prima che Quadlock introducesse lo smorza vibrazioni hanno avuto problemi con le fotocamere dei telefoni. E anche a me con questo coso di AliExpress nel 6S si è rotta la fotocamera. Il 6S che non era tanto delicato, perché comunque aveva una fotocamera diciamo un po' grezza, cioè era gli inizi della stabilizzazione ottica, ci ha messo un anno e mezzo a rompersi. Però se avete un telefono moderno con uno stabilizzatore bello, magari dopo due giri vi si rompe. Per quello che dovete assolutamente prendere lo smorza vibrazioni. End of flashback. Cos'è, un altro passo? Beh, sarà una semplice strada che va su montagna. Sì, sì, lo so. Dai fans, siamo in ritardo ma non ci deprimiamo. Vuol dire che al posto di fermarci 20 minuti a mangiare ce ne fermeremo 10. O non mangeremo. Ah guarda, dronero a sinistra, a destra. Sì. Ma, di qua. Ah guarda che si vede giù tutta la pianura padana. Che merda. Ma no, vabbè, dai, perché? Ma che... C'è un po' di smog, un po' di afa, un po' di cappa. Che brutto panorama. Proprio piatto, piatto, piatto. Eh sì, un po'... Ti piace proprio andare con la freccia accesa? Sì. Beh dai, però è divertente. Siamo in ritardo, sono incazzato, ma è divertente. Bene, ottimo. Ottimo, un mix di emozioni. Allora, devi pensare che è meglio che andare al lavoro, quindi. Ma dai, anche andare al lavoro non è male. Bello, bello. Mi pagano. Ah beh, certo. Poi fa niente se per due mesi i miei soldi se li mangia lo Stato italiano. E beh, dovrà pur pagare 7,30. Sì, infatti. Io conguaglio. E gli altri prendono. La tua è proprio la soglia di limite. Boh, rallento per aspettare l'una che sparisce ogni volta. Ma non sto andando piano, Appena faccio due curve un po' più allegre, sparisce. Non sto mica andando piano, eh. E perché io sto andando forte? Boh. Beh, siamo arrivati al paese dove c'è la strada che dobbiamo prendere. Porca miseria. C'è tante cose. Bene, la strada dovrebbe essere questa. Dico dovrebbe perché prima di averne la certezza controllerò sul navigatore. Onde evitare di... Ma guarda che ponte medievale. Wow, che bello. Pazzesco. Tutti i merletti, sembra Guelfi Ghibellini. Bello. Ma visto quante chiese che ci sono? Una delle cose che non manca mai sono quelle. Sì, ma sono tante, In un paese sono già tre. Si vede che avranno tanti peccati da espiare. Ah beh. Ok, la strada è giusta. Dobbiamo prendere l'SP335. SP335. Prima del paese che si chiama Stroppo. 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 Andiamo. Moments later. Bene, siamo usciti dai paesi. Siamo sulla strada che porta al colle di San Peire. È veramente tardi e quella deviazione lì non ci voleva proprio. Però in cima al passo la strada che sembrava che andasse giù, cioè inizialmente era sterrata, quindi non mi è neanche venuto il dubbio di controllare il navigatore. Cioè ho proprio detto, ma figurati, sarà che dobbiamo scendere. E invece non bisognava scendere. Ogni tanto a questo punto è meglio controllare prima di finire troppo fuori rotta, che poi diventa un casino tornare indietro a volte. Check strada è questa, Elva Cucchiales, che è quello con cui si mangiano i cereali al mattines. E inizia anche questa salita del Colle di San Peire. Siamo in ritardo di circa un'ora e un quarto sulla tabella di marcia, ma vabbè, ormai è così. Ah, già aver tolto lo scaldacollo mi ha donato fresca aria sull'ugola. Oh, anche a me. Io ci ho aperta anche la giacca. Perché era tutta settimana che comunque giù in pianura faceva abbastanza freddo e non mi aspettavo che in montagna facesse così caldo. E quindi siamo partiti super coperti. In realtà adesso quando arriverò su mi toglierò anche la maglia a maniche lunghe perché se more. Che poi le due strade fatte per sbaglio sono state le più divertenti. È vero, vedi, la vita è imprevedibile. A volte in positivo. Ciao, ciao, ciao.
Sampeire. Strada priva di segnaletica. Guarda, non ce ne eravamo accorti. Ecco, iniziamo esattamente come nell'altro. Che gioia. Porca... Che testa di c***o. Bescia, che stremizi. Ti ha mancato di poco, eh. Sì, ma ti pare chiuderla così? Già è stretta. No, no, era in centro proprio... Ma poi andava forte anche. Sì. Zoom su Luna. Grand'angolo sul paesaggio. Guardate qua che roba. Pazzesco, poi veramente pochissima gente. Molto bello, sì, molto bello.